Sono Valentino Baldo, docente del quarto anno di Arte Bianca. Io sono la persona che si occupa di incuriosire questi ragazzi e spiegare questo fantastico mondo che è l'Arte Bianca. La scuola alberghiera di Rovereto si trova in una struttura qui sopra a Rovereto, appunto in Viale dei Colli. È una struttura storica. Era l'ex prelagrosario, risale agli inizi del Novecento e praticamente dalla nostra sede si vede tutta la città di Rovereto. I docenti dell'istituto sono circa 50, i ragazzi sono 300 e qualcosa nel diurno e una quarantina di adulti nel serale. L'istituto è organizzato in modo tale da permettere ai ragazzi nel primo anno di fare un percorso di orientamento fondamentalmente sul settore della sala e della cucina. Poi alla fine del primo anno scelgono quale dei due settori seguire, fanno il secondo e il terzo anno, la qualifica come operatore del settore, poi hanno la possibilità di fare un quarto anno con un diploma professionale sia sul settore della cucina sia sul settore della sala, e in più la peculiarità del nostro istituto è che siamo gli unici in Trentino ad avere un quarto anno di diploma sull'arte bianca. Ho saputo di questo corso di studi tramite i miei genitori e l'ho scelto perché ho sempre amato la pasticceria e la panificazione. Ho scelto questo percorso di studio perché ho la passione per la pasticceria e l'arte bianca e panificazione e ho voluto frequentare il quarto anno per conoscere nuove materie prime e sperimentare nuovi prodotti. Spesso i panificatori si tramandano questo sapere preciso di padre in figlio, di nonno in nipote. Non è una cosa casuale, perché affonda le radici nell'antichità. Possiamo rivolgerci sicuramente al Medioevo, il periodo in cui hanno anche dipinto questa meravigliosa opera in cui siamo immersi. E cosa è successo? Anche i panettieri a un certo punto hanno creato la loro corporazione. Accade intorno all'undicesimo secolo, in alcune zone dell'Italia, in altre intorno al quindicesimo secolo. La corporazione è un luogo segreto, dove ovviamente si ritrovano solo le persone che fanno parte di questa arte. L'arte dei fornai era una delle sette arti liberali, quindi estremamente importante nelle città e nei paesi medievali. Che cosa accade? Accade che il maestro, fornaio o panettiere, tramanda il sapere, prende subito come apprendista il proprio figlio. Oppure, se non ne ha, può prendere un apprendista che viene dall'esterno, ma solo uno per ogni annata. L'apprendistato dura dai 2 ai 4 anni, quindi è molto lungo perché l'arte è antica e molto molto precisa. È un sapere materiale e immateriale che deve essere appreso piano piano, col tempo. L'apprendista, dopo che ha fatto il percorso di conoscenza all'interno della bottega, diventa garzone e a quel punto si può dire che apprende al proprio interno, ha incorporato tutti i gesti e il sapere pratico di questa arte molto antica. Come tutte le corporazioni medievali, anche la corporazione dei Pistores, era questo il loro nome antico, aveva un santo protettore. In questo caso ci rivolgiamo in Francia. Si tratta di Sant'Onorio d'Amiens. La geografia di questo santo è molto interessante. Quando venne nominato vescovo, la sua bambinaia non credette a questa notizia. Stava infornando del pane, stava infornando delle pagnotte e disse queste parole: «Io non credo che Sant'Onorio è diventato vescovo se questa pala infilzata nella terra non diventa di nuovo albero». Ovviamente venne smentita. La pala divenne un rigogliosissimo arbusto di more che fiorì e fruttificò.
La corporazione dei panettieri aveva anche un simbolo, come tutte le corporazioni medievali, e questo simbolo era diffuso capillarmente in tutta la zona settentrionale, centro-settentrionale dell'Italia e anche nella zona germanica. Si tratta del famoso Brezel, che adesso è simbolo ovviamente del pane della zona tedescofona. Gli studenti del percorso di Arte Bianca studiano sia materie pratiche e materie teoriche, nella parte teorica anche della parte scientifica collegata alla parte pratica. La merceologia degli alimenti, i comportamenti degli alimenti, tutto quello che viene poi portato durante le ore di laboratorio. La parte pratica in laboratorio consiste nel studiare un prodotto, esaminarlo, bilanciarlo, e dopo andare a realizzarlo nelle sue varie tecniche o preparazioni. Tutte queste cose vengono fatte nei panifici e nei laboratori e quindi è fondamentale farle a scuola sia per preparare i ragazzi a questa tipologia di lavoro e anche per dare le competenze necessarie per poter inserirsi nelle realtà lavorative. Nel quarto anno, che è l'anno più professionalizzante che abbiamo all'interno di tutto il percorso, i ragazzi fanno moltissime ore di pratica. Pensate che sono 360 ore che i ragazzi fanno in laboratorio all'interno dell'istituto e poi fanno altre 360 ore di tirocinio curricolare all'interno delle aziende. Quindi dando una percentuale, più di un terzo delle ore totali le fanno in laboratorio scolastico e un terzo nel laboratorio aziendale. Se si ha la passione di andare avanti, la scuola risulta essere molto facile. La parte pratica è sicuramente quella che interessa di più, perché ti mette direttamente nel campo con tutte le materie e i prodotti da utilizzare, mentre la parte teorica ti dà delle buone basi per capire cosa stai facendo. La scuola ha rispettato le mie aspettative. Pensavo fosse molto più difficile, però con la passione e l'impegno tutto risulta un po' più facile. La mia passione è fare prodotti da forno, come pani e lievitati in generale. Questo vuol dire che dovrò anche lavorare di notte. E non mi spaventa affatto, perché è una scelta che mi piace tantissimo, quindi basta volerlo. Io preferisco lavorare la sera e la mattina presto rispetto che al pomeriggio, e consapevole del fatto che potrei perdere magari l'uscita con amici o qualche festa in particolare. Non ho paura di lavorare durante la sera, perché la tecnologia si è sviluppata e grazie alle macchine si può risparmiare quelle ore di notte, anche partendo da lavorare alle 5 e avere gli stessi prodotti e risultati. Oggi vi faremo vedere il pane delle Dolomiti, un pane particolare che è stato studiato dalla Associazione Panificatori assieme alla Scuola di Arte Bianca di Rovereto per i mondiali della Val di Fiemme. Un pane ricco di fibre e adatto a un'attività intensa, quindi per gli sportivi. Un pane tipico che racchiude tutta l'essenza del territorio trentino, perché la sua caratteristica è quella di contenere molte fibre, cereali grezzi e quindi che dà la carica e l'energia riequilibrando dopo un'attività intensa. Vi presentiamo adesso gli ingredienti che compongono il pane delle Dolomiti. Preimpasto tipo biga, ok? È un preimpasto tipico che serve per dare leggerezza e profumi al nostro prodotto. Poi abbiamo la farina e 5 cereali che servono per dare gusto. Abbiamo una farina tipo 1, macinata a pietra del territorio trentino, l'acqua, poi il sale, una piccola percentuale di sale marino iodato, l'1,8%, poi abbiamo una piccolissima percentuale di lievito compresso, serve esclusivamente per dare quello starter al nostro prodotto perché così lavori più velocemente. Delle patate lessate, quindi abbiamo preso le patate della Val di Gresta, le cuociamo, le peliamo e poi andiamo a schiacciarle, serviranno per dare sofficità al nostro prodotto. I chicchi di grano saraceno,
servono a dare croccantezza al nostro prodotto e ad aumentarne il valore nutrizionale. Infine abbiamo la nostra crusca. La crusca servirà per avvolgere completamente il nostro pane, apportare fibre al nostro prodotto e in più per dare quell'effetto rustico particolare tipico di montagna. Cominciamo a mettere la farina fontana, la farina tipo 5 cereali. Aggiungiamo anche la farina tipo 1. Facciamo una bella fontana. Bella larga, mi raccomando, la fontana. Sì, va benissimo così. Mettiamo al centro il nostro preimpasto spezzandolo leggermente. Lo tagli con una rasca al limite. Mettilo al centro. Ok. Perfetto. Aggiungiamo poi il sale. Mi raccomando, separato dal lievito. Aggiungiamo il lievito. Ed infine andiamo ad aggiungere le nostre patate lessate. Aggiungiamo un po' d'acqua intanto per cominciare il nostro impasto, poi andremo ad aggiungere la restante parte di acqua durante la lavorazione. Mettiamo adesso, lo cospargiamo con del grano sarceno. Sì, ok. E adesso andiamo a incorporare il tutto. Perfetto, bello liscio, omogeneo. Si vede in superficie il grano saraceno. Perfetto, l'impasto è pronto. Lo possiamo mettere qua a riposare e lievitare. Il nostro impasto adesso, come potete vedere, è raddoppiato. Adesso andiamo a farvi vedere l'ultima fase, quindi la spezzatura, la formatura, per poi lievitarlo e andare in cottura. Vai pure. Siamo circa su un peso di 400 grammi ogni filone che andremo a fare. Allora, primo passaggio, giriamo il nostro impasto e andiamo a girarlo su se stesso da formare una palla. Sempre la parte più bella verso l'esterno e andremo a dare la forma del nostro filoncino, schiacciando un po' i lati in modo da formare le classiche punte del filone. Prenderemo il nostro filone, lo passiamo su un po' di carta e bagnata leggermente con dell'acqua e andremo a passare all'interno della crusca. Una volta passata all'interno della crusca, andremo ad appoggiarla sulla nostra teglia. La tiri con la teglia, grazie per cortesia. Quindi tagli con il coltello per il lungo. Bene, i nostri pani sono pronti, adesso andremo a lievitarli e poi l'ultimo passaggio sarà la cottura. Molto bene, la cottura sarà circa 25-30 minuti a 220 gradi. Questo è il nostro prodotto, come potete vedere. Bello, grezzo, rustico all'esterno, con la parte del grano saraceno, che vedremo questi chicchi. Bello croccante. E adesso andiamo ad annusarlo. Prendi un tagliere, per cortesia, coltello. Tipici profumi del pane di montagna. Al termine del quarto anno i ragazzi hanno una qualifica di tecnico dell'arte bianca e della pasticceria. Questa qualifica permette loro di avere naturalmente competenze, conoscenze e abilità tali da poter inserirsi quasi immediatamente nel mondo del lavoro. Il corso di arte bianca esiste da circa 10 anni. Ora mediamente diplomiamo 18-19 ragazzi ogni anno
e la maggior parte sono ancora nel nostro settore, principalmente nel settore della panificazione, della pasticceria e della pizzeria. Ma molti si inseriscono poi anche nella confetteria, nella cioccolateria e nella gelateria. Altri hanno ancora altre opportunità. Pensiamo, il Trentino è votato per il turismo, quindi gli alberghi molte volte prendono o cercano i nostri ragazzi per poter avere la persona che si occupa dei pani, delle colazioni e di tutte quelle che sono le preparazioni da forno. I ragazzi sono molto bravi e non lo dice naturalmente il docente, ma lo dice il mondo del lavoro. Calcolate che il 98% degli alunni diplomati stanno già lavorando. In futuro mi piacerebbe tanto aprire una mia azienda e avere sia prodotti da forno come pani e brioche e anche dolci in generale. Al momento lavoro in un settore ristorativo vicino a casa e più avanti mi piacerebbe specializzarmi nella pasticceria. Attualmente sto già lavorando e domani devo partire per fare la stagione e successivamente mi piacerebbe avere anche una mia azienda.